vanno proprio a formare intorno all'albero una doppia elica, quindi non il serpente come morte, ma direi nel mio ragionamento un serpente come vita, Sì, quello che va a toccare il DNA. sono assolutamente E d'accordo. ancora oggi sul caduceo della medicina noi vediamo non un serpente, ne vediamo due che vanno a incrociarsi formando quell'elica del DNA. Quindi è un'ipotesi non Io fantasiosa sono la mia, assolutamente ci d'accordo. potrebbe stare. Sì, Grazie. prego. Assolutamente d'accordo. Nel senso che, difatti, noi sappiamo che nella storia c'è il cosiddetto mito delle dee madri, che in realtà probabilmente mito non è. Nel senso che se stiamo ai racconti sumero-accadici, c'erano e sono pure nominate una per una, le femmine loro che hanno messo a disposizione l'utero per gli impianti, quando hanno Sì. fabbricato quello che poi è diventato l'Adamu. Combinazione Adamo per i sumero-accadici, Adam per la Bibbia, quindi anche lì. Quelle parti lì della Bibbia hanno la probabilità di essere tra le più vere perché le hanno copiate. Mi spiego? Cioè, quelle lì non le hanno inventate, le hanno prese dai racconti sumero-accadici, non viziati dal pensiero teologico, e quindi hanno proprio per questo la probabilità di essere le più vere. No? Perché appunto sono prese da quegli altri, e quegli altri sappiamo appunto che parlano delle femmine, nominandole. Io l'ho messo in uno dei libri, ho messo tutti i nomi, forse proprio in un'integrazione della Bibbia. E quindi di queste femmine che hanno messo a disposizione l'utero per gli impianti, no? Quindi facevano le combinazioni cellulari e poi l'embrione lo impiantavano nell'utero delle dee madri, non a caso. Non a caso, il cui capo era chiamata Onin Ma o Onin Kushai, no? Dico come femmina, come femmina. E quindi abbiamo un racconto che ha una sua precisa coerenza. Sì, cambiano i nomi, ma Sì, perlomeno la ma questione a me sembra proprio la questione è quella lì, gemella. esattamente. Eppure fosse stato un uomo anziché una donna, lo stesso Enki nelle altre tavolette ha il nome, il soprannome, se possiamo dire così, di Ptah, serpente. Quindi in pratica questo povero serpente, sempre visto come il diavolo con le corna, il tentatore, tutto ciò, non Sì, mi quadrava, non mi che tra quadrava in nessun l'altro, modo. esattamente, infatti Non non c'entra c'è. nulla. Tra l'altro, un altro di questi abbinamenti assolutamente immotivati è che si dice che il serpente è Satana. Ma la Bibbia, tra l'altro, non solo Satana non esiste, ma non c'è nessun passo nell'Antico Testamento che abbini quel serpente lì di Eva a Satana. Nessun passo. È un'altra delle elaborazioni teologiche successive. Che nasce con quei nomi che abbiamo detto quando si forma Esattamente. il Perché? monoteismo. Perché siccome il serpente è il tentatore, Satana è l'avversario, allora Sì. hanno fatto anche quell'abbinamento, che però nella Bibbia non c'è. Rinforzato forse probabilmente anche dopo nel Medioevo con il discorso del diavolo che nasce dall'idea. Altra conseguenza ancora, insomma, un bel cocktail, capito? Leggiamo almeno quello che c'è Quello che scritto, già basta. esattamente, che è già Sì. sufficiente. Esattamente. Anche sulle nostre Bibbie penso che abbiano commesso una leggerezza in merito alle dee femminucce perché hanno lasciato Astore, Sì, dea dei Sidoni, esatto, l'hanno dea lasciata, gli è sfuggita. ben tre volte si è Esattamente, gli è citata. sfuggita, evidentemente gli è sfuggita. Sì, esattamente. Anche perché, siccome la Bibbia era scritta da tanti, in tempi diversi, veniva copiata in tanti posti diversi. Tra l'altro appunto la cosa, cioè, ci sono talmente tante incongruenze e contraddizioni all'interno della Bibbia che oltretutto dovremmo dire che se è stata ispirata da Dio, poi Dio si è totalmente disinteressato di che cosa ne è venuto fuori, eh? Cioè è stato un pessimo correttore di bozze, perché veramente è venuto fuori di tutto, di tutto. Prego. Per quanto riguarda Noè, Sì. non tanto per la questione dell'arca, ma le direttive, le regole che Dio dà a Noè per fabbricare quella che in teoria dovrebbe essere l'arca. Sì, sull'arca ci sono, intanto l'arca è chiamata Tevah, che significa cassa, perché era una cassa che doveva, come dire, poter teoricamente stare sia sopra che sotto l'acqua, cioè insomma non doveva patire qualsiasi tipo di intervento. La cosa secondo me più curiosa nel discorso dell'arca, perché poi ci sono varie descrizioni, cioè non nella Bibbia ce n'è una, no? Ma ci sono in altri racconti varie descrizioni dell'arca che danno anche forme diverse, misure diverse. Secondo
Secondo me, allora, siccome prima abbiamo ricordato che quando Noè finisce il diluvio, che non è quello della Bibbia, con ogni probabilità non è il diluvio universale che ha coinvolto tutto il pianeta Terra, ma è un'alluvione locale che loro hanno procurato aprendo le saracinesche della diga, come dice la Bibbia, e allagando sotto e quindi ammazzando tutti quelli che stavano lì sotto, perché questo era l'obiettivo. Mosè prende un gran numero di animali e li brucia. Allora, siccome aveva fatto una fatica immensa a portarseli sull'arca, cioè, viene da dire, cosa fai? Prima li salvi e poi dopo ne prendi un gran numero e li bruci e li ammazzi? Strano, no? Quindi vuol dire che di animali ne ha trovati, ovviamente, al di fuori di quelli che era, si era portati con... Anche perché la Bibbia, e qui torniamo al discorso del DNA, la Bibbia parla delle coppie di animali. I racconti sumero-accadici, da cui quel racconto biblico deriva, parlano del seme degli animali. Cioè, i racconti sumero-accadici dicono che Utnapishtim o Ziusudra, che sono i due nomi del Noè, cioè il nome accadico sumero di Noè, ha messo in salvo il seme degli animali. La Bibbia dice che ha messo in salvo le coppie degli animali. Ora, se mettiamo insieme questi due termini, il seme a coppie, è di nuovo il DNA. Sì. Perché io non mi sarei mai immaginato un orso arrivato dal collo sotto braccio alla sua borsa che saliva sulla... Invece il fatto che abbiano salvato il patrimonio genetico, che è quello che adesso stanno facendo su nel nord... La banca dati. La banca genetica, appunto. Che sta, esattamente, non è un'arca che viaggia, lì la stanno mettendo in un posto che sarà al riparo da qualsiasi tipo di cataclisma artificiale o naturale che possa essere, per salvare il seme, appunto. E allora, mettendo assieme i due racconti, abbiamo che loro hanno salvato il seme degli animali, il seme a coppie. Questa, secondo me, è la cosa più interessante del discorso dell'arca. La grandezza dell'arca? Come? La grandezza dell'arca, cosa c'entrava? Difatti, dicevo, al di là delle misure, perché il discorso delle misure è un discorso che, a seconda delle tavolette che si trovano, eccetera, è molto variabile, quindi in realtà è difficile determinarlo. Diciamo che, vabbè, poi degli esseri viventi, tipo loro, ci devono essere saliti dentro, ma secondo me lì dentro hanno portato il seme, che è, secondo me, la cosa più importante e più curiosa da rilevare. È chiaro che questa famiglia lì dentro c'è salita, quindi uno spazio per la famiglia ci doveva essere. Erano degli eroi, non erano. Se sapevano tenere il seme, io non credo che quel periodo là gli Adam sapessero già queste cose. Allora, gli Adam che avevano rapporto con quelli lì, sì, cioè nel senso che magari le cose gliele davano loro. Tant'è che quando Caino viene allontanato dopo aver ucciso Abele, sappiamo, no, che lui dice: ma se voi mi allontanate, chiunque mi incontrerà mi ucciderà, il che vuol dire che era pieno di gente di cui Caino aveva paura, e aveva paura perché questi, rispetto al gruppo degli Adam che viveva a contatto con gli Elohim, quegli altri erano dei barbari, mentre quello era un gruppo fortemente acculturato. Tant'è che vediamo che Caino ha, come dire, fortuna, cioè quindi trova mogli, eccetera, e tutta la sua discendenza è la discendenza di gente che sa, cioè, come leggiamo nella Bibbia, conoscevano l'agricoltura, l'allevamento, la pastorizia, la tecnica delle costruzioni, la musica, perché chiaramente quello era un clan speciale che gli Elohim si erano fatti per loro, e quindi a questi qui avevano trasmesso tutta una serie di conoscenze. Nel momento in cui decidono di salvare una parte di questi qui attraverso Noè, lì, da ciò che si legge nei racconti, e qui torniamo al racconto per esempio del libro etiopico di Enoch, dove si parla appunto della nascita di Noè, e si dice che quando Noè nasce, suo padre lo vede e dal colore della pelle, dal colore dei capelli, dice: questo qui non è figlio mio, questo qui è figlio di quelli là. Quindi Noè era probabilmente il prodotto di un nuovo impianto. Difatti, dice la Bibbia, attraverso Noè gli Elohim decidono di ristabilire la purezza, che non è purezza etica, ma era la purezza genetica, che prima si era imbastardita con gli incroci descritti nel capitolo 6 della Genesi,
tra i figli degli Elohim e le femmine Adam, che si uniscono, producono figli, che si chiamano Giborim, però questa cosa non doveva avvenire. Allora, attraverso loro decidono di farli fuori, far fuori quella razza mista, e attraverso Noè ristabiliscono la purezza genetica. Quindi è chiaro che questi qui avevano un rapporto speciale con quelli là, e quindi a questi qui venivano date probabilmente, diciamo, conoscenza o tecnologia che altri ovviamente non avevano. Questo è quello che pare di poter capire. Ma ritornano? È un po' che non li sento, quindi... Prego. No, veramente non... Ma se per se tengono da parte il seme, perché vengono a fare una strage. Può anche darsi. C'è nel Corano. Io spero che mi facciano fare un giro sul cavolto. In una sura del Corano, che è una cosa che mi è sempre un po' incuriosito, dove si dice, adesso non ricordo quale sia la sura, l'abbiamo approfondita questa cosa in un esame di storia dell'islamismo, si dice che l'uomo creò, cioè che Dio creò, Allah creò l'uomo da un grumo di sangue. Sì. Sì, esatto. Si può ricondurre al seme. Sì, sì. Si può ricondurre al seme, e soprattutto si può ricondurre, per esempio, ai racconti sumero-accadici, dove dicono che la produzione dell'Adamu veniva fatta purificando il sangue degli Anunnaki maschi giovani. Quindi il DNA lo prendevano dalle cellule del sangue dei maschi loro e lo univano con gli ovuli delle femmine ominidi. Quindi anche la scelta del carattere, tutto quanto deriva da queste prime cellule di questi personaggi scelti, che potevano essere calmi, tranquilli o quello che si vuole. Esatto. Quindi questa sarebbe un'ulteriore conferma. Io volevo chiedere una cosa. Ricollegandomi al discorso della genetica, ultimamente ho letto che ci sono degli studi sul DNA mitocondriale femminile, sì, per capire le varie migrazioni. Sì. Io ho pensato, ma c'è la possibilità di capire se esiste un marcatore genetico che dimostra che ci sono stati degli impianti che storicamente sono avvenuti nel corso dei millenni? Cioè, se si può dimostrare scientificamente che prima era in un modo e subito dopo era in un altro, e che quindi quel punto lì, quel marcatore genetico, mi dice che qualcuno ha fatto qualcosa su quel DNA. Allora, questo non lo so, e quindi bisognerebbe chiederlo ovviamente ai genetisti, eccetera. Però, le dicevo prima di quel biologo molecolare, il quale mi scriveva, questo è un po' di mesi fa, mi ha scritto che dei genetisti americani avevano pubblicato su una rivista uno studio dal quale risultava che nel quinto millennio avanti Cristo si sono verificati nel DNA del Sapiens una quantità di mutazioni che non era presente nei 30.000 anni precedenti. E lui me l'ha scritto perché? Perché sa che sulla base di certe cose io tenderei a collocare Adamo ed Eva intorno al 4500 avanti Cristo, cioè nel quinto millennio avanti Cristo. Allora lui mi dice: ti scrivo questo perché se fosse vera quella roba lì corrisponde con quello che stai dicendo tu, cioè in quel millennio lì hanno fatto molti interventi. Infatti si dice che l'umanità è stata creata nel 4004 avanti Cristo. Esattamente, ma per umanità si intende gli adamiti, in questo caso, sì. Ecco, esattamente, quindi quel particolare gruppo lì. Quindi in questo caso ci sarebbe una possibile corrispondenza. Poi sempre la genetica parla appunto della famosa Eva, la chiamano così loro, mitocondriale. E l'Eva mitocondriale loro la collocano tra il 250.000 e il 200.000 avanti Cristo, che sarebbe l'Eva da cui dipendono tutti i mitocondri che noi abbiamo nelle cellule, perché possono essere trasmessi soltanto per via femminile, non maschile, perché sono, non entrano negli spermatozoi, quindi devono essere trasmessi soltanto dall'ovulo femminile. E quindi loro la collocano intorno appunto, diciamo, al 200.000 avanti Cristo. Il che farebbe pensare appunto che i primi esperimenti di quelli lì per produrre il Sapiens, quello che si doveva riprodurre, no? Andate e moltiplicatevi, perché quelli dovevano, veramente, erano il frutto dell'esperimento in grande, i primi esperimenti potrebbero essere risalire a quel periodo.